Bella a tutti ragazzi, sono il vostro Dominic94. Allora, di che video si parla oggi? Allora, il video di oggi tratterà una missione al 100 potenziata, perché la pot andrò potenziata qui Blab, dove utilizzerò non trappola 106, non trappola 130, ma trappola 82. Per quale motivo? Vedo che molti iscritti, quando vado ad aiutarli a fare difesa e scudo a Monte Spago, magari si sono dedicati nel corso del loro gioco a potenziare principalmente armi ed eroi, trascurando trappole. E io gli ho sempre detto che secondo me in questo gioco si gioca, è più facile giocarlo con trappole che con le armi, perché comunque si è basato sulle costruzioni, eccetera. Però, le trappole 82 in una missione oltre il 100 sono o non sono OP? Andiamo a vederlo. Che eroi utilizzerò? Allora, negli ultimi video, ragazzi, sto utilizzando parecchio base avanzata. Quindi, per cambiare, ho pensato di utilizzare un Kyle Mega Base. L'ho abbinato con Splatoon Tempesta Grandarme, così mi aumenta il 20% delle abilità di Kyle Mega Base. E come tattico ci metto un Kyle Base pesante, che praticamente ogni volta che faccio 30 kill mi fa questa specie di terremoto al pavimento. Che giustamente, se lo uso col primario di Kyle Mega con col primario di Kyle Base pesante, mi fa un danno più superiore. Però, già come tattico, comunque aiuta molto. Mi ha scritto quando ho caricato il video dell'arena, mi ha scritto un iscritto di piuttosto di fare 10 minuti di video, di allungarlo un pochettino e di far vedere come faccio gli spawn kill. Quindi adesso mi lancio, cerco appunto il posto e vi faccio vedere passo a passo come costruisco. A tra poco. Ok ragazzi, eccomi qua. Per prima cosa potenziamo. Aumentiamo la difficoltà. Aumento la difficoltà. Aumento la difficoltà. Siamo a 4 giocatori. Direi che così può bastare. Prima cosa, allora abbiamo Kyle Mega Base. Quindi riempiamo dei tappeti ovunque. Bastano anche il legno. Perché abbiamo messo come tattico Kyle Base pesante che fa la scossa pavimento. Quindi mettendo tappeti dappertutto, la base ricopre tutto, diciamo. L'unica trappola 130 che ho messo è stata su inibitore di pattuglie, che così mentre costruisco non ho problemi o interferenze con mob che attaccano. E ragazzi, a cosa serve l'inibitore di pattuglie? Molti me lo chiedete. La prima cosa, quando avete fatto la missione, guardate un attimo lo spawn da dove arriva. Di qua uno e di qua l'altra. Costruiamo in ferro che ne ho da vendere. Ok, questa è la salita. Ok, fare piccoli spawn. Ok, qua farò un bel doppio piano. Aspettate un attimo raga. Mi ero mutato un attimo che ci stava mia mamma. Questo è il nostro spawn, raga. Anzi, no, facciamo una roba del genere. Mettiamo muretti bassi. Muretti bassi dappertutto. E qua siamo a posto. Dopodiché spammiamo accule di legno a go go. Qua ci metto un bel po' di congelanti anche. Tutto l'82 o l'80 ragazzi. Qua mettiamoci due belle gas. Qua due beh, io purtroppo guardate, costruisco lento perché devo cercarmi tutte le trappole, perché tempo che giro ci mette una vita. Pugnette, pugnette, pugnette,
Pugnette, pugnette. Cacchio, ho sbagliato qua. Devo farle rimbalzarle su in alto. Quindi sbalzatore l'82. Qua ci mettiamo due belle luci a muro. Qua una luce a muro. Dinamo. Dinamo. Gas come non ci fosse un domani. Già messa. Top. Buttiamo via questa. Craftiamo un dardo l'82. Saliamo un attimo al secondo piano. Qua mettiamo due congelanti per fargli perdere tempo. Qua due dinamo, due bei folgoratori che prendono un bel po' di danno e due luci a muro. Un bel folgoratore pure qua e questa sponda dovrebbe essere a posto. Potenziamolo un attimo. Qua mettiamo il dardo che ho craftato prima, ragazzi, che prende 3 unità. Sostanzialmente, di solito io non potenzio mai, però sto giro forse meglio di sé. Allora, fatemi pensare. Allora il top sarebbe fargli. Cadere di qua, ok. Facciamo già subito il secondo piano. Craftiamo altri due folgoratori. Due congelanti. Due luci a muro, due sono i folgoratori, non me li ha craftate, non ci credo. Vabbè, mettiamoci due gas allora. Qua siamo a posto. Acule di legno come non ci fosse un domani. Allora, ora vi spiego, questo pugno li mette qua dentro e questo qua li faccio ricadere giù. Qua ci mettiamo la dinamo. E come prima mi sono dimenticato di modificare. Ok, siamo pronti. Se la tempesta cambia, è un altro di scatole.
Intanto mettiamo pugnetti dappertutto. Un po' di luce a muro, craftiamo. Dopodiché siamo pronti, raga. Io vado ad attivare e ci butto su due posti, la base naturalmente. E siamo pronti a difendere. Non ne ho nessuno in più. Cacchio, non ho visto che arrivavano pure da qua. Sta babbana è già morta. Schioppo in mano. E via ragazzi, l'unica arma che posso usare alta è questa, perché altrimenti... Ah. Non è facilissimo, ragazzi. Da qua rimangono shotatissime. Attiviamo l'altra. Diamo un'occhiata che la tempesta ha cambiato direzione. Bellissimo, sto giro ho cambiato proprio direzione del tutto.
Gas dovrei averne ancora. Tanto devo finirla. Fortuna che mi sono fatto uno stacco prima. Allora. Un po' di aculei blu. Vabbè, che mi è rimasto? Sto dinamo. Ok, ultimo dei pugnetti, mi è rimasto anche l'82, 4 gas. Ok, dovremmo essere pronte. Mettiamole qua. Da qua non si sale. Perfetto, avviamo. Ciao, la finissima la spago resistente, te lo regalo io. Ok, li penserò col cieco e lo mettiamo di qua. Ora se secondo andato dovrebbe andare bene, ragazze. Pure con le trappole 82 si è sciolta. La prima era di fretta perché vabbè, non vi dico, mi è venuto un cagotto fulminante prima. Infatti, se vedete, il tempo è passato subito. Finita di sopra. Ormai l'ha finita la trappola. Sì, ragazzi, missione al 118 con la trappola 82, fatta.
Lasciate un commento per dirmi se vi è piaciuto e se volete qualche altro tipo di pazzia. Quindi potete vedere che le trappole, se avete un buon livello, per l'82 non fanno schifo. Sempre full perk, eh. Non l'ho ucciso? O è un'altra? Vedete? Tra congelante e lucciamuro, tempo che si scongelano e scendono, ritornano di nuovo su, ragazze. Ok, lo Smasher fa fatica a tornare indietro e si è sbalzato per via dell'impatto. Perché comunque sia, queste qua li fanno abbastanza solletico, come non detto. Cioè, un po' comunque le prende, perché c'è sempre quello scarso del team. Mettete una torretta. E il suo lo fa. Ragazze, GG. Se la missione, diciamo, vi è piaciuta, lasciate un commento. E guardate, non mi sono dimenticato che devo fare ancora del monte esplosiva. Semplicemente mi è venuto in mente di fare questa cosetta qua. Lasciate un like, lasciate un commento. Ci vediamo alla prossima, il vostro Dominic94.